Signori, salve, buongiorno. Sì, un ennesimo vlog sul Giappone, ennesimo video sul Giappone. Vi sarete sicuramente anche rotti le palle, però personalmente cercherò di vederlo da un altro punto di vista, da un punto di vista di un creativo, di un disegnatore scemo. Che di uno scemo anche, che cerca influenze estere, cerca di essere permeato da altre influenze artistiche, e spero di riuscire a mostrarvelo in questo video. E voi vi troverete subito magicamente in Giappone. Guardate il mio dito, cioè la mia, guardate la mia mano. Ciao signori, qui il vostro Peo, siamo arrivati in Giappone, il clima è assurdo, è da quando vivevo in Colombia che non sentivo un'umidità così penetrante a dir poco. La mia maglietta, le mie mutande, ogni cosa si sta fondendo alla mia pelle. Prossimo aggiornamento a breve, suppongo. Salve carissimi, siamo arrivati. Siamo a Osaka, abbiamo fatto quello che a dir poco si può chiamare un'odissea. Siamo partiti questa mattina, ieri mattina, oh mio Dio, ieri mattina da Forlì, io e Giulio, siamo arrivati alle 9 a Milano, a mezzogiorno poi a Malpensa, 13 ore di volo, è passato un giorno, quindi siamo partiti il 20, ma in realtà oggi è il 21, mai dormito, più treno fino a Osaka che sono altre 3-4 ore, non lo so, quindi sono le 6. Ieri siamo partiti alle 3 del pomeriggio, ora italiana, arrivati alle 6, ora giapponese, non mi chiedete di fare i calcoli, fatto sta che siamo qui. E ho già notato delle cose particolari, c'è da dire che io, questo è il mio primo viaggio in Giappone, a differenza degli altri, quindi sto attento a particolari che magari a loro non interessa o che interessano solo a me, o magari frega ancora un ceppo anche a voi, ma ho notato che uno, la grana dei soldi giapponesi è molto più spessa, una grammatura maggiore, letteralmente, e sono anche molto molto belli, ho notato. Ovviamente più sono grossi, più grosso il taglio, più è bello il disegno, ma soprattutto il sentore che mi danno queste banconote, di essere pesanti, di essere, ecco, quel senso di corposo. E detto subito tra noi, mi incuriosisce il font utilizzato in queste monete, cosa per cui Giulio già mi ha insultato, tipo, ma che perdi tempo a guardare? Beh, io perdo tempo per queste stupidaggini. Il font utilizzato nelle monete giapponesi è tutt'altro che giapponese, anzi è vagamente europeo, in particolare quello dei 100 sembra un numero gotico, così anche come quello dei 50. Lo trovo curioso, tutto qua. Vi beccherete ogni tanto la mia parte parlata sui miei ragionamenti e riflessioni. Buongiorno signori, siamo diretti in un tour esplorativo. Stamattina ci siamo allenati pesantemente, con Sabrina e Andre hanno voluto partecipare. Forza atleti, siete pronti per sciogliervi? Sì. Scioglietevi. Come ti hai insegnato tu? Sì. Oh, che tecnica signori! Guarda lì che bravi stamattina, tutti svegli, pronti a lavorare. Guarda Andre come corre. E niente, altre piccole osservazioni. Ho notato che qui hanno una fissa per i design delle bottiglie, che devono essere sempre formato tipo diamante, devono assomigliare a un diamante per qualche motivo. Abbiamo anche notato che qui i corvi sono delle bestie enormi. Allora, ho preso un onigiri ma non so aprirlo.
Quindi Giulio mi deve far vedere come si apre l'onigiri. Grande esperto di apertura di onigiri. Allora, in pratica tu prendi la linguetta con l'uno, tiri giù, lo spelli tutto per bene. Questo tieni, butta. Poi, tenendo qua, prendi bordo e fai così. Altro bordo ed ecco l'onigiri. Riempi un po'. Lo rovesci sulla sinistra, appoggiati e lavi anche l'altra. No. Hai sbagliato. È la mano, mi sembra che dovessi farlo, però vabbè. Hai failato. Non sei benedetto. In realtà dovresti anche lavarti la bocca, però senza berla, però non farlo. Voglio dedicare questo tempo ad allenarmi un pochino anche con la fotografia, ok? Quindi adesso farò soprattutto foto. Yeah! Stiamo schiacciando i punti bianchi. Però che schizzi! Che schifo, no? A me non è niente. Ciao ragazzi, allora siamo in una zona conosciuta per il suo street food. Andremo in giro ad assaggiare cose, masticare, provare. Andiamo, faremo foto, tante foto, ok? Anche tante foto. Peo vai! Peo vai! Fortunatamente non ho registrato. È manual focus, è normale? Forse è manual, l'ho messo io manual. Adesso è F, l'ho messo io F, sta zitto. Comunque ora non sei più. Ma sei nerissimo. Ora sei bianco. Tiro fuori io. Nero nerussava. Ciao Veo. Ciao. Voglio bene. Volevo solo rompergli le balle, così almeno quando poi si riguarda il video lo edita dice: quanto è stupida la mia amica, e poi cancella la clip. Era per romperti un po' le valli. No, che non la cancello. Vivi. Signori, chiudo qui questo video. Andre vi deve sicuramente dire qualcosa, perché appena è entrato mentre io stavo chiudendo. No, demonetizzato il video per questi capezzoli volanti, signori. Chiudiamo qui questo e vedrò come gestire i prossimi video, visto che sono qui e produrrò questi. Quindi alla prossima, e come al solito qui appaiono adesso dei video che potete cliccare. Potete anche iscrivervi se volete, se sentite la necessità, il bisogno di un'altra dose del vostro caro zio Peo di quartiere. Questo è quanto, lo chiudiamo qui, addio. Sono in televisione.